Meandris, Dendrovinicis e Frontini. Grazie segretario, dichiaro certo. Che continuare a registrare l'inesistenza di una maggioranza che come al solito non si presentano i numeri per il Consiglio Comunale, ci chiediamo come pensano di affrontare la sessione di bilancio, perché pensano di, non credo neanche che sia possibile dal punto di vista amministrativo, ma affrontare il bilancio in seconda convocazione, non è proprio possibile. Quindi, insomma, ecco, sostanzialmente la questione, tra l'altro in un momento in cui sono diversi i temi all'attenzione dell'amministrazione comunale del quale il Consiglio dovrebbe poter parlare, su tutti quello del campo all'ex Fiera, che è assolutamente un tema importante, ma ce ne sono tanti altri. Stavamo parlando adesso con dei cittadini della questione del bando delle Terme Ips, che è un'altra deadline il 31 di marzo che il Consiglio Comunale ha imposto alla Giunta, ma del quale non si sa niente ancora, nonostante siamo a fine febbraio. Ci sono, insomma, veramente la questione del parco canile, che insomma qui sotto abbiamo le associazioni animaliste che sollecitano delle risposte in merito, tutte risposte che non arrivano perché la maggioranza non ha motivazioni sufficienti per presentarsi in Consiglio Comunale, motivazioni che saranno sia di natura politica che di natura personale, ma questo non ha importanza, qualsiasi siano le motivazioni, sta di fatto che insomma la maggioranza non è in grado di governare. Allora, noi siamo a circa un anno dal rinnovo di questa amministrazione, quindi io ritengo e mi ritengo, ma penso anche i miei colleghi, che ormai già ci sentiamo un po' in campagna elettorale. Quindi se noi fino per questi 4 anni, per cui 2 anni così, con la maggioranza, abbiamo più di una volta potuto far svolgere il Consiglio Comunale grazie alla nostra presenza, io ritengo, ma è una mia convinzione, idea, lo voglio, che da oggi in poi, se questa maggioranza non ha i numeri, per quanto mi riguarda, io in nessun caso appoggerò questo consiglio per farlo svolgere. Questo è quanto ora dobbiamo cominciare, noi che siamo di centrodestra, a pensare che veramente siamo in campagna elettorale. Il nostro scopo è quello di poter, tramite un programma, tramite delle alleanze, prenderci il governo di questa città, e si deve iniziare con gli amici già da oggi. Quindi io non sono, a me personalmente, disposto a fare più nessun favore a questa maggioranza. Perché, come abbiamo potuto vedere, non è che quando gli serviamo vengono, ci cercano qualcuno di circolare, e poi quando è il momento, oggi pure, va bene, state qui perché ci sono le interrogazioni. Ma che serve l'interrogazione? Ma che vogliamo interrogare un morto che parla? Questi sono dei morti viventi, che perdiamo tempo a fare le interrogazioni, anche perché tanto non ti risponderanno mai. Allora il discorso è questo: non hanno i numeri, non li avranno, se li hanno fanno il Consiglio Comunale, se non al bilancio. Io mi auguro e auguro i miei colleghi che se non hanno i numeri non si va, si va a casa lì. Cioè, cerchiamo di buttare sul discorso. Grazie. A questo punto io chiedo un atto di onestà intellettuale da parte del sindaco, è chiaro, è evidente che chi può risolvere la questione è quello che non ti sei accorto che non sta andando. Infatti io questo lo dico. Che tutto sommato c'ha le sue colpe, però in questo momento se riesce a ragionare, riesce a vedere anche il futuro, per cui credo ci sia, ma insomma, è un futuro un po' più sereno, magari anche dignitoso, deve fare, prende atto che la maggioranza è quella che è. Non è possibile governare in queste condizioni, perché il bilancio non è un passaggio semplice, è un passaggio pesante, gravoso, importante, e non hanno i numeri di consigliere, non hanno i numeri proprio economicamente, non c'hanno i soldi, quindi è un problema grosso. E quindi in questo momento deve prendere atto della sconfitta, ci ha provato, ha fatto bene, ha fatto male, non ha fatto male perché non a caso nelle opposizioni ci sono 3 consiglieri che stanno in maggioranza, non ci sarà un motivo per cui 3 consiglieri, e poi garantiranno prorogare per altre cose, erano quindi sempre presenti,
hanno fatto questo passo indietro e hanno cercato di dare una mano anche dall'opposizione, cercando di far capire che da questo punto di vista io chiedo ufficialmente al sindaco che si dimetta come atto di dignità politica, personale e amministrativa e istituzionale, perché un'istituzione che funziona così è ridicola. Veramente altro che zeri che di altre cose, qui veramente siamo alle comiche finali, ma non è possibile per la dignità di ognuno di noi. E poi la nostra dignità è quella che poi diciamo le sfregate anche sui cittadini, perché avere dei consiglieri comunali, cioè dei consiglieri comunali, avere un sindaco, un'amministrazione così ridicola, offende pure la città. E quindi quello che ha voluto l'ex chiera poi è emblematico, no? Un passaggio drammatico, un passaggio di questo tipo, di una struttura che offende la città di Viterbo, mentre la città di Viterbo non è una struttura. La città di Viterbo è una città solidale, storicamente l'accoglienza viene fatta in maniera diversa, e quindi mettere delle persone come delle bestie in una gabbia, no? Perché intanto quelle sono gabbie, quindi è la peggiore offesa che possa fare all'umanità e all'accoglienza stessa. Quindi io no, il sindaco si deve dimettere, perché se è persona insomma seria, se è persona che riesce a ragionare, deve fare questo atto per il bene suo principalmente, per il bene della città, per il bene dei consiglieri comunali, perché nonostante tutto non è che noi le sofferenze della maggioranza le sentiamo pure noi, non è che ci sentiamo realizzati alla fine, perché questo clima inevitabilmente influenza anche noi, abbiamo perso l'entusiasmo, abbiamo perso no, tanto stimolo a fare i consigli comunali, per cui questo è quello che deve fare il sindaco e ne uscirà secondo me in questo caso con dignità. Questo squallone sta vedendo l'entusiasmo e cercare di far capire che questa amministrazione, avete visto i numeri oggi, avete letto i numeri, erano 12 per esempio, 12, erano 14, alla seconda erano 12, quindi c'è qualche ulteriore problema politico che sta nascendo dentro l'amministrazione, perché di solito i numeri vanno a crescere nel secondo appello, non è che vanno a diminuire, quindi qualcosa ancora sta macinando l'amministrazione. Questi problemi che stamattina avete anche potuto constatare, che ci sono delle battaglie forti interne, stanno paralizzando l'amministrazione. Da adesso? No, sono 4 anni che l'hanno paralizzata, sono 4 anni. Oggi, come dicevo prima in una battuta a Sergio, stanno rosolando il sito. C'ha ragione Sergio quando lui in maniera forte chiede le dimissioni, perché lo stanno rosolando. Allora se lui dovrebbe capire che è bello che è cotto, e allora sarebbe opportuno che faccia l'estrema sintesi liberando la città. Lo dico io che sono quello che ha liberato questa città, ma pure lui l'ha da liberare la città per dare sfogo a altre persone, altre una maggioranza, altri progetti. Perché qui avete visto ieri che c'è stato in commissione, stiamo parlando di sogni, sogniamo, c'è l'incantatore di serpenti che fa l'incantatore, basta, il resto non c'è niente. A turno sono diversi, se cambiano il coso, se cambiano il pino, quindi il resto non c'è niente, e quello che c'è lo tengono nel cassetto perché non è roba loro. Una continua mancanza anche di questioni amministrative, di non rispetto delle questioni amministrative, che ad oggi, che è il 23 di febbraio, non abbiamo ancora il bilancio che è approvato in giunta, che dovrebbe essere stato approvato 15 di febbraio, perché sono i 45 giorni dal termine 1. Quindi insomma c'è proprio anche una non c'è più affidabilità niente, e proprio anche dal punto di vista amministrativo non c'è il minimo rispetto istituzionale di niente, quindi veramente mi associo al pensiero di Sergio Insogna e dei colleghi, che veramente il sindaco dovrebbe avere un minimo di dignità e di lasciare incarico, veramente non è più in grado di portarlo. Siamo proprio al paradosso. Il paradosso perché forse penso che con questa amministrazione si fanno più conferenze stampa che consigli comunali. Di fatto penso che è l'ennesima conferenza stampa che l'opposizione si vede costretta a fare, proprio perché non si è tenuto il consiglio comunale.
E oggi peraltro non si tiene non su un argomento particolare, ma non si tiene su delle interrogazioni. E ci abbiamo l'amministrazione assente, l'opposizione che fa l'ennesima conferenza stampa e sotto delle persone, sotto al Palazzo Comunale, delle persone che questa volta in modo uniforme, forse perché sono accomunate da un problema come quello degli animali che hai sicuramente sentito, che sono arrivate a protestare fino sotto al Palazzo Comunale. Quindi l'amministrazione riceve dei segnali che ormai sono netti, chiari, inequivocabili, e deve ringraziare il sindaco del, diciamo così, del tipico comportamento di Terbese, perché altrimenti invece che 10, 15, 20 persone sotto al Palazzo Comunale per il problema degli animali, avrebbe dovuto trovare, rischia di trovare fra un po', a centinaia di persone per l'immobilismo dell'amministrazione. E questo su che dovrebbe far riflettere il sindaco, prendere, tirare le somme e dire ok, la nostra è un'esperienza fallimentare che non ha portato a nulla e che quindi proprio per salvare almeno la faccia, che era quella faccia su cui si è mossa un po' tutta la campagna elettorale, cioè non ci dobbiamo dimenticare che quando tu parlavi di Michelini era inequivocabile il binomio brava persona. Su questo nessuno glielo contesta, però sicuramente a fronte di questo c'è sì Michelini brava persona, ma del tutto netto incapace nel governare la città. Quindi finché le persone rimarranno soltanto al primo aspetto, lui deve ringraziare i terbesi, perché altrimenti vengono e buttano tutta l'amministrazione giù dalle finestre, cioè la classica defenestrazione. Oggi ci sono i cani, domani però non ci possiamo dimenticare che ci potrebbero essere cittadini che hanno i problemi reali, concreti, e che questa amministrazione non sta affrontando minimamente. E oggi sul problema delle case, sull'assegnazione delle case, in commissione c'è stato proprio non l'opposizione che ha fatto opposizione, ma una parte proprio della stessa maggioranza, sono volati degli stracci, dei pesanti stracci in commissione. E anche altri problemi, come quello che diceva Sergio Zonia, dell'accoglienza. Poi qui sì, cerchiamo di fare Viterbo capitale della cultura, capitale del sociale, ma poi quando andiamo a tirare anche le somme, sono solo ed esclusivamente parole. Questa amministrazione è stata in grado soltanto di promettermi le parole, infatti purtroppo non sono sotto gli occhi di nessuno perché non esistono. Quindi andiamo avanti con delle conferenze stampa, andiamo avanti con dei pezzetti di giornale che scrive degli annunci, dei comunicati che scrivono la giunta con 200 metri di strada che viene asfaltata e non si guardano invece i problemi reali su cui Viterbo si propone.